E allora, buonasera a tutti e grazie ovviamente per la vostra presenza a questo incontro, ennesimo incontro possiamo dire organizzato dalle ACLI, organizzato da Lucid Calabria. Questa sera si parlerà di famiglia, di lavoro, di emergenza educativa, di emergenza formativa, quindi delle tematiche molto molto delicate ed importanti. Di tutto questo ce ne parleranno illustri relatori, esperti, dirigenti, ricercatori, i quali ogni giorno proprio lavorano in questi ambiti. Prima proprio di iniziare con loro, quindi con quella che è la parte tecnica, possiamo dire, di questo incontro, io devo ringraziare Monsignor Serafino Parisi, Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, lo ringrazio per la sua presenza e cedo il microfono a lui per i saluti d'inizio convegno. Intanto io vi ringrazio per l'invito che mi dà la possibilità, sia pure nello spazio e nel genere letterario del saluto, mi dà la possibilità di intervenire, ma così in modo molto, molto largo, su argomenti che sono, diciamo, fondativi del nostro contesto sociale e ai quali, come tradizione biblica, cristiana, abbiamo dato un grande contributo e ritengo possiamo e dobbiamo ancora darlo in un contesto che tende a rendere liquido e forse anche gassoso argomenti come quelli che sono qui messi a tema questa sera: la famiglia, il lavoro, l'emergenza educativa e formativa. Dentro questa liquefazione delle definizioni, dei concetti, alla fine ci sta dentro tutto. Ricordo che uno dei primi passaggi, quando qualche decennio fa si incominciava a parlare di società liquida, uno di questi primi passaggi diceva che proprio il liquido dava l'idea di questa società, perché di fatto è un elemento contenutistico che però prende la forma del contenitore. E quindi c'è c'è un adattamento, alla fine questo è il dramma, del contenuto alla forma, a volte, lo dico in modo paradossale, informale o comunque irreperibile, non identificabile, quindi questa forma gassosa del contenitore. E questo è il primo grande interrogativo che noi, diciamo, criticamente dobbiamo mettere sul tappeto, perché dentro una definizione di questo tipo, che poi ha preso piede, allora parlare di famiglia significa spostarsi dentro insenature che magari il contenitore dà, così pure parlare di lavoro. Oggi, per esempio, questo tema del lavoro mi impressiona e mi interessa molto, mentre faccio io il saluto al sindaco e al vice sindaco, buonasera per la vostra presenza qui. E dicevo, il tema del lavoro è diventato forse argomento di contrattazione di tipo schiavistico, perché l'idea del lavoro è quella della realizzazione dell'uomo, è il lavoro che valorizza l'uomo, qui si parlerà pure di competenze e anche qui questa storia delle sole competenze ci sta pure, mi sta pure stretta.
Però voglio dire, l'idea del lavoro, l'idea alta del lavoro è quella davvero della realizzazione ad un progetto, al progetto comune, il lavoro per non per se stessi, ma il lavoro valorizza la singola persona, ma ricade positivamente sulla collettività, sulla comunità all'interno della quale quella persona si trova, della quale comunità quella persona si sente responsabile in qualche modo, del progresso, della crescita. E in questo senso mi pare si possa davvero recuperare, e poi mi taccio perché mi piace sentirvi, si può recuperare quella idea biblica che viene dal lavoro. Sarà una mia deformazione, però voglio dire, guardo attraverso questo filtro sincero, trasparente, la realtà. Biblicamente il lavoro non è una condanna, anche se poi il testo della Genesi dice che è stato dato come punizione all'uomo, ma in realtà il lavoro non nasce come una condanna. Il lavoro nasce come attività stessa di Dio, tant'è che Dio lavora per 6 giorni e poi il 7° giorno si riposa. E dentro questa logica del lavoro è interessante soprattutto il riposo, perché si può riposare e Dio si riposa perché è libero. Lo schiavo deve lavorare sempre. Lo schiavo non ha la possibilità di interrompere il suo lavoro. Deve e basta. Quindi è una sottomissione ad una concezione del lavoro, ecco che dicevo diventa termine di contrattazione, di forme di schiavitù e non invece di forme di liberazione e di progresso, perché non si comprende il dono del riposo. Perché se io posso riposarmi è perché dico che il riposo appartenente ad una persona libera riconosce a quell'uomo che lavora per 6 giorni non la possibilità di riposarsi, quanto piuttosto la sua identità, la sua struttura di persona realmente libera. E allora quando uno è persona realmente libera difficilmente cade al ricatto di chi vorrebbe, per esempio, con uno stipendio a nero far lavorare una persona per 12-13 ore al giorno, perché qui si stabilisce quel rapporto, diciamo, quel legame, quel vincolo di necessità e non di libertà. Quel legame di necessità che fa dire al padrone serve lo schiavo, è necessario lo schiavo, e allo schiavo è necessario il padrone. Per cui c'è quel fenomeno che con una bella, sia pur tragica, immagine viene illustrato con lo schiavo che bacia le proprie catene, perché non è libero. Ecco perché questo tema davvero è un tema per noi decisivo, oggi più che mai, perché lo immagino come l'unica possibilità che in modo particolare dentro la nostra terra ci è ancora data per fare in modo di lavorare per questa terra, ma non come schiavi, ma come protagonisti del cambiamento, per lavorare dentro questa terra come una terra che ci è stata consegnata, per fare un'operazione culturale di costruzione della nuova comunità, di costruzione del nuovo contesto. E il lavoro necessariamente deve essere pensato così, e può essere pensato così soltanto se liberi e non schiavi. E poi, e voglio dire che insomma gli episodi siamo molto abituati
agli episodi o alla mentalità della schiavitù in tutti gli ambiti. Quando per esempio, nell'ambito per esempio dei diritti, noi ci rapportiamo agli altri come se un mio diritto dovesse essermi concesso come un piacere che l'altro mi fa. Ed era bella e anche qui tragica l'immagine che si usava per dire che a volte per ottenere questi piaceri, che in realtà erano diritti, bisognava, non so se si dice pure qua, bussare con i piedi, perché le mani erano occupate per altri doni da portare e conquistare l'altro. E l'ultima idea, che è l'augurio che voglio fare, è da qui appunto, perché il tema del lavoro lo metto al fondamento anche dell'idea stessa di famiglia. E lo faccio con questo esempio. Una mamma che lavora 12 ore al giorno per 500 euro a nero, rigorosamente. Quando tu proponi a questa persona di denunciare il datore di lavoro o il datore di schiavitù, la risposta è: e poi, se mi dovessero mancare questi 500 euro mensili, la mia famiglia, i miei figli o mio figlio, come potrò mantenerlo? E ancora una volta, legame, fondamento, libertà della persona, lavoro come espressione piena della, diciamo, della propria capacità di creativa e anche culturale, costruttiva della società, e poi dall'altra parte come possibilità per costruire una famiglia, per mantenere una famiglia e per fare in modo che dentro questo nostro contesto la collettività possa essere percepita con i temi, con diciamo i criteri della famiglia, cioè una collettività che vede il mio lavoro puntato. Questo è un concetto che cerco di dire sempre quando mi è possibile, perché noi siamo abituati a dire: io lavoro per me, poi qualche cosa servirà anche agli altri, e invece c'è bisogno di questo, di questa metanoia, di questo cambiamento. Io lavoro per gli altri e tutto ciò che e per gli altri ricadrà positivamente anche su di me. Allora, lavoro, libertà della persona, famiglia costruita da persone libere e non da schiavi, e poi lavoro per la realizzazione personale dentro una crescita di tutta la collettività. Io direi che forse la vera grande emergenza educativa, e poi lontanamente, ma questo è un mio pensiero che accenno e che non approfondisco, la vera emergenza educativa oggi è esattamente questa: far capire che soltanto una persona libera può avere un lavoro libero e produttivo, può generare famiglie, diciamo, aperte alla collettività, e potremo avere una collettività di protagonisti e non di schiavi che baciano le catene e si nutrono a volte della carne degli altri. Grazie, grazie. Ecco, poi non ho detto chiaramente, ma lo faranno loro. Benvenuto e a tutti, e un grazie per la vostra partecipazione, e io personalmente dico grazie per l'occasione che mi date questa sera di approfondire argomenti che, come ho cercato di far capire, mi stanno a cuore, ma stanno a cuore un po' a tutti. Siamo noi a ringraziare lei soprattutto per la vicinanza continua, costante, che ha nei confronti della nostra comunità. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Lamezia Terme, sempre vicina
agli eventi organizzati da Pino Campisi, da ACLI, da UCID, e a tal proposito vorrei chiamare il sindaco, l'avvocato Paolo Mascaro, per un saluto. Ringrazio il vice sindaco, anche ovviamente l'assessore Antonello Bevilacqua, per la sua presenza. Dovrebbe essere acceso il microfono. Buonasera a tutti. Io stasera dovrò andar via presto, purtroppo alle 19 devo andare via per altri impegni, è venuto con me il vice sindaco che resterà sino alla fine. Però ho sentito il bisogno di esserci anche per mezz'ora, perché l'argomento che si tratta questa sera è un argomento di straordinaria importanza, e ringrazio davvero gli organizzatori Acliterra per aver incentrato l'attenzione sul lavoro, ed è stata eccelsa l'intervento di Sua Eccellenza, un intervento che come sempre è un macigno di momenti e di strumenti di riflessione. Questo credo che sia importante per una platea numerosa quale quella di stasera. Io volevo fare alcune brevissime considerazioni, proprio perché non voglio sottrarre troppo tempo ai tanti relatori che ci sono. Il lavoro e l'importanza e la centralità del lavoro, questo anche da quello che è il punto di vista di chi amministra una comunità. Si ama amministrare una comunità di uomini liberi o si ama amministrare una comunità in cui l'assenza o la precarietà del lavoro rende la comunità quale comunità di schiavi? E allora oggi è fondamentale, a mio parere, che si possa far sì che si combattano e si possano contrastare alcune distorsioni che comunque nel mondo del lavoro esistono. È stato già portato il caso, che è un caso veramente di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Si è parlato, la mamma di famiglia, 12 ore e 500 euro. È qualcosa di indicibilmente vergognoso. Triste realtà. È una tristissima realtà che purtroppo c'è, ma è indicibilmente vergognoso. È veramente uno dei peggiori modi di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. La riflessione si deve allargare anche, soprattutto in realtà qual è la nostra, sulla problematica troppo frequente della precarietà del posto di lavoro. Attenzione, perché terre che ancora devono crescere, terre che ancora dal punto di vista proprio della qualità dell'umano agire, anche da parte di chi ha ruoli di particolare responsabilità, certe volte pascola troppo nella precarietà del posto di lavoro, che rende i soggetti fragili asserviti e schiavi di chi può, portando avanti quella precarietà, utilizzare in mille modi quelli che sono un po' i destinatari della precarietà. Questa è una terra storicamente che conosce per decenni, ha conosciuto per decenni lavoratori socialmente utili, percettori di mobilità in deroga, proroghe di anno in anno, di sei mesi in sei mesi, quel far vedere una luce alla quale ci si sta avvicinando, ma che si ci arriva dopo 20-30 anni, e bene o male, anche con tante promesse, li si tiene legati a quella che è la catena del dominio da parte di alcuni. Allora, bisogna davvero riflettere sul lavoro, bisogna riflettere anche su quello che è il 2023, anno europeo delle competenze. Noi dobbiamo avere la capacità, attraverso tutti gli strumenti che vi sono nell'ambito della naturale selezione, che è inevitabile nel campo del percorso educativo, di sviluppare le competenze. Noi oggi in tutti i settori abbiamo bisogno di competenza. Il lavoro non è né il luogo di schiavitù,
perché il lavoro nobilita l'uomo, ma il lavoro non è neanche luogo in cui vivacchiare. Arrivare al posto di lavoro come conseguimento dell'obiettivo raggiunto il quale manca lo stimolo e raggiunto il quale le competenze non si vadano a sviluppare. Allora proprio il ricordo dell'anno europeo delle competenze deve servire proprio dall'inizio, deve servire dal basso per far sì che si possa avere appunto una competenza, una professionalizzazione, una capacità di poter proprio tramite il lavoro sia dare tanto a se stesse, nulla oggettivamente, nulla è più soddisfacente di lavorare con passione, con determinazione, con voglia di conseguire risultati, ma deve essere proprio il lavoro il luogo attraverso il quale con le proprie competenze si fa crescere il livello di una comunità. E queste sono grandi sfide che tutti noi andiamo ad affrontare, che tutti dovremo affrontare, e quindi l'argomento, come dicevo all'inizio, riveste un'importanza fondamentale per terre quali le nostre. Io continuo ad essere sempre un inguaribile ottimista e quindi continuo a sognare che questa terra un giorno si liberi davvero e definitivamente del lavoro quale sfruttamento, del lavoro quale promessa, del lavoro quale modo per vivacchiare, del lavoro quale proselitismo anche per costruire carriere e per costruire posti di potere che debbono conquistarsi con l'impegno, col sudore, col sacrificio, con la competenza, con l'amore, con la passione e non con false e finte promesse. Quindi io vi ringrazio davvero per un incontro così importante e resterò per poco ancora, ma sicuramente il vice sindaco mi relazionerà appieno su tutti i vostri contenuti. Certo. Grazie. Grazie, grazie sindaco. E allora Pino Campisi, questa volta hai organizzato questo incontro toccando, insomma, per parlare di una tematica molto delicata, tematiche insomma abbastanza fondamentali per la nostra società. Da dove nasce l'idea proprio di organizzare un convegno di questo genere su questa tematica? Ma intanto ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Parisi che, come dire, ci dà ascolto su una questione che o prima o poi ci coinvolgerà come persone, come famiglie, come operatori, come esperti o meno di politica del lavoro, eccetera. Poi ringrazio tutti voi uno per uno, perché con amicizia lo dico, con affetto, perché non è la serata facile, non è serata di convegni questa, insomma. Però a me fa molto piacere che ci siete, perché Lidia Borzì, la presidente delle ACLE di Roma, viene qui a Lamezia per portare, come dire, un'altra esperienza di un certo profilo. E comunque vi dico che io rinuncio alla mia relazione e dico solo due cose, sindaco. Voi sapete che è materia che mi coinvolge da oltre 30 anni. Nel 2023 già mi sono appassionato allo studio del Por 21-27 e quindi so un pochettino dove, come suol dire, si va a parare e dobbiamo lavorarci insieme. Tre cose quindi. Questo il sindaco lo anticipava, l'anno europeo delle competenze. Se ne parla a Lamezia, penso una delle prime occasioni in Calabria. Se ne parla a Lamezia perché già da tempo noi dovevamo un po' mettere in campo una conferenza su queste materie, su questa materia. E l'anno europeo delle competenze, se non riuscissimo noi, quindi come amministrazione pubblica, come regione, come amministrazione provinciale, come diocesi, sicuramente, perché la dottrina sociale della Chiesa ci ha dato indirizzi ben precisi in questo, che noi vogliamo seguire, che vogliamo applicare, che vogliamo sentirci coinvolti. Nella relazione avevo scritto qualcosa sulla centralità del lavoro nella Fratelli Tutti, che è straordinario, non mi stancherò mai di riprenderla, perché nel cuore di quei ragionamenti sta anche oggi il nostro impegno e il frutto del nostro impegno. Quindi su questa tematica noi ci dobbiamo essere, poi Cosimo Cuomo dirà anche alcune cose perché si sta lavorando molto su questo
programma Gollo, sta per partire il programma, il POR 21-27. Stasera a me fa piacere anche che c'è l'assessore Bevilac, poi assessore al lavoro, oltre che vice sindaco, ma deve venire fuori, ed è qui la proposta e poi lascio, perché a me fa piacere che ci siano le tre buone prassi. Avete letto stasera, cioè le tre prassi di cui si parlerà, perché noi, sì, tutte le relazioni, le statistiche, poco fa mi hanno mandato un link dove in IT noi siamo gli ultimi in Europa, o meglio i primi col 17%, il 19%, cioè il dramma che cammina sul filo, eccetera, e che però, dicevamo prima con la sua eccellenza, qua dobbiamo non inseguire le statistiche, non inseguire soltanto la parte formativa, la parte, come dire, che descrive il dramma, la drammaticità delle questioni, ma dobbiamo incidere con delle programmazioni ben precise. E quindi io rinuncio, perché a me va di ascoltare, a voi sicuramente andrà bene di ascoltare, Pasquale Scaramuzzino sulle skills, poi la dottoressa Monica Tripodi, che viene da Reggio Calabria, in questo progetto dal mio punto di vista molto bello, che va accompagnato, che va aiutato, dentro cui le ACLI sono anche partner, e poi c'è anche Virtus Land con Francesco Agorusa, che da tempo è su questi territori, forse pochi lo sanno, ma che sta producendo, voglio dire, alcune buone prassi rispetto all'inserimento lavorativo vero. Alcuni casi rimangono nel centro-sud, altri vanno nel centro-nord, anche nella cara Emilia, che ci ha coinvolto in un dispiacere enorme per tutto ciò che è successo e che noi auguriamo che possano risollevarsi e quindi riprendere il cammino. Sindaco, assessore Bevilacqua, io non so se quel sogno di cui parlava lei può entrare anche in questa vicenda, ma non la dobbiamo far entrare, anche perché prima di proporla posso dire a lume di verità così, che ci sono i fondi per poterla fare, quindi con lo porro, come si diceva, alla mano. Stasera l'assessore non c'è perché è un problema in giunta, insomma, eccetera, ma questa proposta la elaboriamo qua e la portiamo insieme in delegazione all'assessore Giovanni Calabresi. E si tratta di questo, così come, per andare subito al punto, abbiamo nelle Puglie la Fiera del Levante, che si occupa di economia, di impresa e di rete di imprese. Io propongo, come ACLI, come UCID, che nella bellissima e straordinaria area di Lamezia Europa Spa, dove già insistono delle imprese molto innovative, venga istituito il polo del lavoro del Mediterraneo. Come? Attraverso le regioni del sud, i consulenti del lavoro, la conferenza episcopale, Lamezia Europa, il Dipartimento Lavoro, Dipartimento Sviluppo Economico, l'Università, l'IRAF, che è il Centro Studi Ricerca Educativa e Formativa delle ACLI Nazionali, i comuni capoluogo, l'Agenzia Regionale del Lavoro, l'INAP, l'ANPAL, c'è tutti i partner che possono far parte di questo grande disegno e che non deve essere, come dire, istituito gli ITS, che, su cui noi puntiamo moltissimo, cioè nel senso che da lì devono nascere le buone professioni perché il mondo del lavoro sia attivato e spinto in avanti. E quindi bisogna prevedere una forma di finanziamento istituzionale e istituzionalizzare all'interno dell'area questo polo, perché c'è bisogno di far parlare, professore Marino, le istituzioni, il pubblico e il privato, che non si parlano, il pubblico e il privato si parlano poco. E quindi la programmazione, che non è, cioè anche la nuova legge che sta per essere approvata dell'Agenzia Regionale del Lavoro, ha un largo partenariato, ma è un partenariato in sé, l'articolo 6 lo dice, insomma, eccetera. Invece noi dobbiamo istituire questo polo mediterraneo del lavoro finalizzato alla, come dire, alla nascita della qualità della proposta progettuale del lavoro e capire, attraverso un'industria che deve stare dentro, qual è la necessità del mercato del lavoro calabrese. Cioè superare, come dire, la statistica, che pur ci sono dal punto di vista dell'impatto delle politiche pubbliche, poi ne parlerà sicuramente anche Cosimo Cuomo, ma dire che cosa, di cui hanno bisogno le imprese, di che cosa hanno bisogno le imprese, di che cosa ha bisogno il mondo del commercio e dell'artigianato, di che cosa ha bisogno l'agricoltura innovativa, quella che già comincia a parlarsi di 5.0. Allora, se non c'è un luogo istituzionale, quell'area lo è,
molto importante, per mettere insieme, far parlare tutti noi, noi non ci parliamo più, eccellenza. E su questo drammatico problema noi abbiamo l'obbligo, così come dice il nostro Papa Francesco, in Fratelli Tutti, l'obbligo quasi morale, oltre che istituzionale, a mettere al centro della nostra vita il lavoro, così come lo vogliamo per i nostri figli, lo dobbiamo volere per gli oltre 180.000 disoccupati che ci sono in Calabria a vario titolo. Quindi io elaborerò questa storia, sindaco e assessore, e la porteremo insieme con tutto questo partenariato all'assessore e diremo dove prendere i fondi, come finanziarlo, come istituzionalizzarlo. Chiaramente a regia regionale, noi non abbiamo problemi di guida, però cioè qua bisogna arrivare al punto che la proposta venga dal basso, in modo orizzontale tra tutti noi, e che ci sia anche il coinvolgimento del mondo scolastico, di cui Saladini stasera ne parlerà, perché abbiamo un'emergenza anche educativa e formativa. Grazie, io... Grazie Pino, grazie, grazie. Grazie come sempre per la tua sensibilità. Lo hai introdotto prima Pasquale Scramozzino, il dottore Pasquale Scramozzino, io lo chiamo per relazionare. È pronto? Prego Pasquale, facciamo un applauso. Ok. Dovrebbe essere acceso. Buonasera a tutti, grazie per l'organizzazione, per la presenza, anche per gli argomenti. Diciamo, il sindaco ha detto una cosa importante, è l'anno europeo delle competenze. Cosa ci chiede l'Europa? L'Europa ci chiede di imparare l'alfabeto tecnologico e culturale con cui scrivere il futuro, altrimenti rischiamo ovviamente di stare molto indietro. E parto da quella immagine, quello è un libro degli anni 70 in cui quel signore ci dice una cosa importante: gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che non sapranno leggere o scrivere, ma saranno quelli che non saranno rimettere in gioco le proprie competenze, cioè imparare, disimparare e tornare ad imparare. Le trasformazioni che tutti conosciamo stanno ridisegnando i contesti, dal contesto scolastico, gli apprendimenti, la governance delle amministrazioni, la governance delle imprese. E quindi, ma soprattutto, stanno ridisegnando il fabbisogno di competenze. Quindi dobbiamo capire quali sono le competenze giuste, quali sono le strategie empatiche, le strategie generative, le strategie, diciamo, propositive, che possono fare in modo che noi possiamo costruire valore in tutti i settori, dalla scuola alle amministrazioni, alle politiche del lavoro stesso. Quindi, puoi andare avanti? Sì. Quindi dobbiamo innanzitutto pensare che dobbiamo imparare un nuovo linguaggio. Dante perché fa questa rivoluzione? Perché cambia, fa un nuovo linguaggio abilitante, il volgare, quindi parla a tutti. Quindi anche noi dobbiamo imparare a parlare un nuovo linguaggio, perché l'Europa ce lo chiede. E soprattutto dobbiamo soffermarci su alcune caratteristiche. L'Europa ci dice l'anno delle competenze, ma quali sono queste competenze che noi dobbiamo imparare? Quale dobbiamo mettere nella nostra cassetta degli attrezzi per vincere le sfide del futuro di cui diceva prima l'avvocato Mascaro? Sono le cosiddette soft skill. Le soft skill sono delle competenze che non si insegnano ancora a scuola, sono di più competenze che si sviluppano in modo, diciamo, informale e non formale, ma l'Europa ci sta dicendo che per vincere le sfide del futuro, i lavori del futuro, noi dobbiamo avere, oltre alle digital skill ovviamente, anche questo tipo di competenze, che sono competenze riferite alle qualità individuali, cioè alla mia capacità di stare in relazione, di adattarmi, il problem solving, team working, tutte quelle capacità che servono oggi per stare bene nei contesti. A che cosa servono le skill? In un mondo così tecnologico vi rendete conto che le aziende le valorizzano, gli automatismi, l'intelligenza artificiale ancora possono, non ce l'hanno queste skill, e soprattutto completano le hard skill, cioè le competenze tecniche.
Quindi oggi tutte queste competenze complementari, trasversali, skills, servono per che cosa? Sono le precondizioni per affrontare, diciamo, con un'idea più sistemica la realtà e il mondo quotidiano, e soprattutto per anche a noi, per, diciamo, sapersi inserire bene nei contesti di lavoro che sono così in cambiamento. Le aziende cercano le skill, ovviamente, il lavoro in team, self-management, problem solving. Soprattutto queste skill sono importanti, secondo la mia modesta, ovviamente, opinione, lavorando in questo settore, sono soprattutto importanti per sviluppare il design thinking. Cioè, che cos'è? Oggi le aziende cercano di risolvere i problemi, di affrontare pandemia, guerre, le situazioni nuove geopolitiche, le imprese fanno i salti mortali. Ecco, oggi le imprese vogliono delle persone che siano creative per costruire questo tipo di esperienze. Ecco, noi facciamo il design, costruiamo dei percorsi. Questi percorsi a un certo punto possono essere non utilizzabili. L'user experience invece è la soluzione, e noi sono le soft skill che ci consentono di generare user experience, cioè esperienze di valore. Quindi sono importanti per sviluppare, diciamo, queste nuove strategie integrate. Quindi digital skill e soft skill sono importanti per contesti inclusivi e generativi. Puoi andare avanti? Ecco, praticamente in città stiamo cercando di valorizzare, di iniziare dal basso dove? Dalla scuola, dagli apprendimenti. Stiamo portando avanti un progetto che si chiama Restart, che, diciamo, è un progetto di inclusione scolastica che coinvolge 360 minori, 300 famiglie, con azioni bottom-up, cioè con azioni che partono dal basso, non cose dall'alto. Puoi andare avanti. Perché è importante, una sola parola con Restart, perché è importante questo progetto? Perché fa inclusione scolastica in maniera innovativa. Non solo fa inclusione scolastica, ma permette ai ragazzi di sviluppare digital skill. Praticamente Restart non fa altro che i ragazzi raccontano la Magna Grecia mediante un videogioco. Quindi identità territoriale, ma soprattutto costruendo un edugame, cioè un gioco educativo, diciamo, praticano con le digital skill, quindi con le competenze del futuro. Lavorando in team, fanno team working, problem solving. Quindi tutte quelle cose che ci siamo dette, noi le stiamo praticizzando qua alla Mesa in un importante progetto finanziato dall'Agenzia della Coesione, che adesso invece è passata alla presidenza del Consiglio, con un finanziamento importante che coinvolge più di 6-7 istituti scolastici, e parallelamente c'è un percorso di PCTO del polo tecnologico in cui i ragazzi vengono a imparare come si costruiscono queste skill. Un'altra esperienza che stiamo facendo sulle skill è quella del servizio civile. Io sono un emersore delle competenze del Ministero del Lavoro, e i ragazzi del servizio civile sviluppano delle competenze. Da qualche anno si è cercato di dare a queste competenze una certificazione, cioè un valore importante. Quali sono le competenze? Sono le competenze, diciamo, civiche. Puoi passare avanti un attimo? Sì, ok. Sono le competenze civiche, sono le competenze di cittadinanza, empatia, comunicazione. Quindi i ragazzi che fanno il servizio civile fanno un percorso, diciamo, gli ultimi 3 mesi, in cui sviluppano, diciamo, si rendono conto delle competenze che hanno maturato in questo percorso. Per il momento sono certificate, si spera un giorno che queste competenze abbiano poi alla fine dei crediti formativi, così alla fine un ragazzo che fa il servizio civile esce anche con un documento che certifica delle competenze. Sono tanti gli enti che adesso stanno certificando le competenze, anche le università, mi auguro che anche altri enti istituzionali, diciamo, abbiano, diciamo, sottoscrivono questo percorso. Perché perché è importante parlare fin da ragazzi, fin da giovani? Io sto facendo un progetto, pensate, in cui si fa educazione finanziaria ai ragazzi della scuola primaria. Perché sono cose importantissime. Perché è importante? Perché oggi
c'è un digital business, cioè praticamente le imprese cercano delle competenze che i nostri profili professionali non hanno e quindi sono orientati poi a cercarli verso fuori. Questi sono un po' di dati, guardiamo l'Europa, no? L'Europa ci chiede di sviluppare competenze, se voi guardate i dati DESI, che è quello che è l'indice della digitalizzazione, l'Italia è al 18° posto, alla Calabria siamo ancora indietro. E quindi anche noi in Italia dobbiamo cercare, si può andare, grazie. Ecco. Questi sono i dati in cui si cresce in media del 13%, ma è soprattutto importante la ricerca degli specialisti nel mondo digitale, pensate al digital marketing e tutto ciò che le imprese durante la pandemia hanno dovuto fare, cioè passare dall'analogico al digitale dalla mattina alla sera. Quindi queste sono sempre le competenze di maggiore resilienza al futuro, avete sia le competenze, le skill, le hard skill, le competenze specifiche e poi tutte le competenze ibride e aggiuntive che sono, diciamo, che sostengono le stesse skill. In tutto questo c'è un valore importante, è la famiglia, la comunità educante. Noi se vogliamo raggiungere dei risultati dobbiamo costruire comunità educante. Come si costruisce la comunità educante? La comunità educante deve essere innanzitutto un progetto, si deve creare un sistema interattivo, si devono condividere tutte le conoscenze. Noi con Restart stiamo creando una comunità educante, cioè coinvolgiamo le famiglie nei percorsi formativi e nelle attività dei ragazzi. Non facciamo solo sportello, non facciamo soltanto delle cose personali. La comunità educante si costruisce in questo modo, cioè tutti gli attori che fanno educazione, le agenzie educative, si devono parlare, dobbiamo costruire un patto di corresponsabilità, altrimenti ognuno ha degli obiettivi. Ma oggi non vince chi ha degli obiettivi, oggi vince chi sa costruire reti che si parlano. Prego. E questo vi invito poi a considerare questo sito dove ci sono tutti i report sul lavoro del futuro e sul ruolo che hanno le istituzioni, soprattutto le famiglie in questo. Quindi mi auguro che questo incontro sia produttivo per costruire sul territorio Family Skill e per costruire nelle scuole soprattutto, perché è il primo punto dove i ragazzi cominciano a guardare al futuro, delle competenze importanti per vincere le sfide che ci attendono. Grazie. Grazie a te Pasquale. Ovviamente quando si parla di emergenza educativa non si può non parlare di scuola, del ruolo che la scuola svolge in tal senso. E per parlare di questo, e non solo, chiamo il professore Alfredo Saladini, che è il presidente della Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Lamezia Terme. Facciamo un applauso. Vista l'età ho bisogno di fare un po' più comodo. Allora, io intanto ringrazio gli amici del Lucid e dell'ACLI per l'invito di questa sera. E i temi proposti sono sicuramente molto interessanti e attuali, ma anche impegnativi, complessi e articolati, difficili da affrontare globalmente per uno come me, che di certi temi diciamo non è competente, quindi mi limiterò a fare alcune considerazioni e sottolineature che sono più vicine diciamo al mio retroterra culturale, alla mia esperienza, al mio impegno civile in questo momento sul territorio, tralasciandone chiaramente altri che sono altrettanto importanti. Anche se con quest'ultima parte di Pasqualino mi ritrovo pienamente. La mia formazione è prevalentemente pedagogica, per oltre 40 anni sono stato nel mondo della scuola e non l'ho mai lasciata, nel senso che sono sempre impegnato soprattutto per quelle fasce di alunni
etichettati tra virgolette come BES, bisogni educativi speciali, un grande calderone all'interno del quale c'è tutta la disabilità, il disturbo e il disagio dei ragazzi a scuola. Certo, i temi proposti, dicevo, sono molto attuali e interessanti, soprattutto in considerazione del momento storico che stiamo vivendo. La famiglia, il lavoro, la povertà educativa e formativa sono argomenti certamente presenti nel dibattito culturale al quale assistiamo spesso in TV, ma onestamente devo dire che a me sembrano spesso infarciti di una banale retorica, di proclami roboanti, di banali dichiarazioni di intenti, in alcuni casi anche di buone intenzioni, che però di fatto poi finiscono col diventare occasioni e pretesti per dare sfogo reciproco a sterili scontri ideologici che da una parte ne sviliscono e ne svuotano di fatto i contenuti e la sostanza di questi temi e dall'altra scavano in narrazioni che tendono, diciamo, un po' a mistificare e distorcere la realtà. Questa è l'impressione che ho io, forse un po' eccessiva. Il nostro paese da anni aspetta un autentico salto di qualità nell'azione politica della classe dirigente che ci rappresenta in Parlamento, ma lo scenario al quale assistiamo non è certamente edificante. Tante polemiche pretestuose, tanta arroganza istituzionale, tanti scontri verbali, tanta attenzione ad evitare più di non perdere consenso che ad essere efficaci nell'azione politica. Finiscono col rallentare la realizzazione di queste significative e durature riforme strutturali di cui ha bisogno il Paese. Mentre sempre più ampio è il numero delle persone che si allontanano dalla politica e perfino dal voto. Riforme di largo respiro sulla famiglia, sul lavoro, sull'emergenza educativa e formativa e via via sui gangli fondanti di una società autenticamente democratica, civile e moderna necessiterebbero soprattutto di ampie, responsabili e condivise convergenze e di una ritrovata e auspicata pacificazione nazionale. Vissuta nella prospettiva del bene comune, invece restano impantanate in sterili e inutili polemiche protese alla ricerca di demonizzazione dell'avversario e nella propaganda politica. Tutto questo mentre i dati che emergono da una lettura oggettiva della realtà sono sempre più allarmanti e richiederebbero da parte di tutti, non solo di chi rappresenta ma anche di chi va a votare come di chi non va a votare, un supplemento di riflessione, di onestà intellettuale, di responsabilità civile. Tutto questo mentre le nuove generazioni appaiono sempre più disorientate e le famiglie fanno sempre più fatica a sbarcare il lunario, costrette a tirare la cinghia, come si dice, perché condizionate da vecchie e nuove emergenze, perché bisogna essere anche molto realisti. Il debito fuori bilancio, il debito pubblico fuori controllo, le conseguenze della pandemia, l'inflazione galoppante che colpisce pesantemente i redditi più bassi e in alcuni casi la possibilità di vedere garantiti i diritti sociali di base, una sanità pubblica un po' allo sbando, al collasso, il sistema formativo che non riesce ad arginare la crescente povertà educativa e la dispersione scolastica, senza trascurare i venti di guerra che arrivano dal cuore dell'Europa e poi diciamocela tutta, questa autonomia differenziata che a mio avviso rappresenterebbe un salto nel baratro che aleggia un po' su tutte le popolazioni del sud. È un parere molto personale, ma ormai io ho raggiunto un'età in cui posso dire tutto quello che penso perché non devo, perché devo dare solo conto alla mia coscienza. E poi ci si meraviglia del cosiddetto inverno demografico, frutto soprattutto di una lunga disattenzione da parte di tutti nel tempo nei confronti di un sostegno chiaro e deciso alla genitorialità, alle famiglie prive di servizi sociosanitari di prossimità. Oggi addirittura alla Lamezia mancano i pediatri.
di consultori e strutture accoglienti, soprattutto per chi vive in situazioni di vulnerabilità e svantaggio economico e sociale. A me hanno fatto sempre un po' impressione i dati che leggo sistematicamente che riguardano i giovani, perché io poi in fondo mi occupo di ragazzi nell'età della scolarizzazione e quindi vedo in questi dati molto allarme e molto sottovalutazione per certi versi. Andiamo ai dati, questi dati allarmanti, di cui non si può fare a meno perché ci riportano alla realtà, che bisogna conoscere e approfondire perché ci riportano alla realtà delle cose, a fronte del dilagare dell'opinionismo mistificante e delle soggettivistiche narrazioni che ci vengono propinate da più parti. 5,6 milioni di persone in Italia sono in povertà assoluta, 8 milioni in povertà relativa, e queste sono condizioni che riguardano il 23% della popolazione italiana. 3 milioni di lavoratori che sono poveri anche se lavorano, per non parlare della disoccupazione giovanile. Relativamente alla povertà educativa in Italia, la percezione media della povertà relativa dei minori da 0 a 17 anni è del 20,4% e in Calabria arriva addirittura al 32,7%. La percentuale media della povertà assoluta in Italia nei primi 15 anni è salita dal 3,9% al 13,5%. Ricerche condotte da un gruppo di scienziati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Dipartimento Prevenzione, hanno rilevato tra i ragazzi, questa è la cosa che più dovrebbe un po' avere un sussulto di responsabilità, hanno rilevato una preoccupante precocizzazione dei disturbi dell'umore, una crescente diffusione della depressione precoce, un aumento dei comportamenti aggressivi e nuove forme di disagio e di devianze. Che vanno dal cyberbullismo all'autolesionismo e a questa crescita continua dei cosiddetti hikikomori. Ce ne abbiamo 100.000 in Italia. E poi le nuove dipendenze, cellulare, cibo, gioco, sesso, internet. Il 32,5% dei ragazzi e dei giovani tra gli 11 e i 26 anni è connesso online tra le 4 e le 6 ore, più del 17% resta connesso tra le 7 e le 10 ore, dagli 11 ai 14 anni circa il 12% delle ragazze e il 10% dei maschi resta connesso online più di 10 ore al giorno. Circa il 40% dei ragazzi controlla lo smartphone ogni 10 minuti. Certamente le nuove tecnologie non sono da demonizzare, perché offrono un mondo di opportunità e di stimoli che affascinano e seducono i giovani. Ma il problema è che i ragazzi, successivamente eccessivamente stimolati e irretiti dai social, poi la mattina, soprattutto magari dopo non aver dormito la notte, vanno a scuola. E per la gran parte dicono che si annoiano e palesano gravi problemi di motivazione, di attenzione e di interesse, sempre più diffusi. Ora, di fronte alla forza attrattiva e accattivante di questi strumenti, la scuola non riesce ad essere competitiva e a tenere il passo. Io vado spesso a fare formazione nelle scuole e mi rendo conto che spesso i colleghi, docenti, non hanno contezza della realtà nella quale vivono i ragazzi che hanno davanti, e anche quando spiegano non spiegano a Marco, ad Antonio, a Francesco, spiegano all'alunno tipo, e trovano grosse difficoltà a fare un tipo di insegnamento personalizzato che tenga realmente conto di quelle che sono le condizioni
particolari in cui vive ciascuno di loro. Tutto questo non può che provocare il fenomeno della dispersione scolastica. Abbiamo perso lungo la strada in questi anni molti ragazzi che non vanno più a scuola. Oltre il 30% degli iscritti scompare prima di raggiungere il traguardo. Tra chi si diploma e chi si iscrive all'università, uno su due non ce la fa. Complessivamente, su 100 iscritti alle superiori, solo 18 si laureano. Ma poi un quarto va a lavorare all'estero. Il quasi 40% dei diplomati che resta non trova un lavoro corrispondente ai livelli degli studenti, degli studi che hanno fatto. Quindi, in questo mondo in continuo mutamento, noi facciamo difficoltà ad adeguarci a queste modifiche e a proporre modalità nuove di comportamenti nei loro confronti. La sfida educativa oggi è proprio questa: cercare di coniugare i differenti bisogni educativi individuali, sociali, culturali, religiosi degli alunni e delle famiglie, delle loro famiglie, con il dovere di elaborare un progetto formativo comune. Ecco, questo è il punto chiave, in grado di assicurare un percorso educativo di lungo respiro e il cosiddetto successo formativo. Premesso che io credo che all'interno di questi problemi ci sia quella che è la questione delle questioni, che è la questione antropologica. Oggi assistiamo purtroppo alla progressiva e dilagante perdita nella convivenza sociale di un autentico umanesimo, ad un preoccupante sfilacciamento del tessuto umano e sociale e a una disgregazione del senso di appartenenza ad una comunità civile e democratica, con conseguente perdita di senso del valore e del rispetto della persona, che deve tornare ad essere al centro di ogni azione politica, sociale ed economica. Io termino dicendo che ho assunto da un anno, ancora un anno, l'incarico di presiedere un osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. E ci stiamo muovendo proprio su quella linea di cui parlava Pasqualino, cioè ormai bisogna incominciare di questo, sicuramente ci sarà, per questo ci sarà sicuramente un impegno a iniziare dal prossimo anno, perché già abbiamo avviato un certo tipo di discorso, anche di rete, tra i vari istituti del territorio, istituti che tendono un po' ad essere legati a forme di autonomismo. L'autonomia è sempre legata ad un'apertura al territorio e alla necessità di doversi mettere in rete, soprattutto quando ci sono problematiche comuni. Allora, l'idea è quella di cominciare a pensare ai cosiddetti patti educativi di comunità, dove una comunità si ritrova a pensarsi e a pensare, a proporsi come luogo educativo per tutti, dove le famiglie, la scuola, il terzo settore, tutto il mondo del volontariato e tutto il privato sociale si fa carico di una comunità che deve essere sempre più partecipata, di una responsabilità sempre più condivisa e di una, diciamo, un'attenzione sempre più forte alla persona, cominciando dagli ultimi. Ecco, questo, diciamo, è la prospettiva verso la quale io mi pongo. Grazie professore Saladini, veramente dei dati che fanno riflettere e soprattutto che fanno preoccupare. Lavoro, ovviamente, il lavoro quello sano, quello puro, si attua quando a monte c'è una politica economica adeguata, e proprio di questo ce ne parla il professore Domenico Marino, che è docente presso l'Università di Reggio Calabria, docente proprio di politica economica. Professore, prego, facciamo un applauso di benvenuto. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Io non
Non mi soffermerò sui dati che poi probabilmente svilupperà Cosimo Cuomo, però vorrei fare una riflessione su come cambia la società e come cambia il lavoro. Parto da una considerazione. Fino a poco tempo fa, tra una rivoluzione industriale e l'altra, passavano molti decenni. Tra la prima e la seconda sono passati più di 100 anni, si sono ridotti a 50 fra la seconda e la terza, fra la terza e la quarta sono stati una ventina. Oggi noi siamo già nella quinta rivoluzione industriale, perché tutto quello che sta venendo fuori con l'intelligenza artificiale generativa, ChatGPT per capirci, ci fa dire che la quinta rivoluzione industriale è già cominciata, e questa quinta rivoluzione industriale ci dà un mondo che sarà completamente diverso da quello che abbiamo immaginato fino ad ora. Tra una rivoluzione industriale e l'altra il mondo cambia, cambia la società, cambia il lavoro. Prima c'erano molti anni per adattarsi a questi cambiamenti, oggi questi cambiamenti si possono contare in un numero di anni sulle dita delle mani. E il futuro sarà ancora più veloce, perché la sesta rivoluzione industriale non avverrà, se la quinta è iniziata oggi, la sesta non avverrà fra 10 o 15 anni, potrà avvenire anche tra 2 o 3 anni, e quindi tra 2 o 3 anni noi ci potremmo ritrovare una società che è completamente diversa da quella che abbiamo. E questa quinta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro ha un impatto molto forte, perché cambia il target. Mentre con le altre rivoluzioni industriali erano soprattutto i lavori manuali a essere penalizzati, la quinta rivoluzione industriale comincia a penalizzare fortemente anche le professioni intellettuali. Oggi, mi pare su Repubblica, c'era un articolo che prevedeva che nel settore dell'avvocatura si perderanno circa nei prossimi anni 300.000 posti di lavoro, perché quello che normalmente fanno gli avvocati giovani negli studi di fatto viene svolto oggi, può essere svolto oggi molto più efficacemente e molto più velocemente da un algoritmo che si chiama ChatGPT, che in soli 6 mesi ha già raggiunto più di 100 milioni di utenti e che in questa fase iniziale di sviluppo già ha delle potenzialità che sono sconvolgenti. Tra qualche anno noi potremo mandare non fisicamente le persone a fare le conferenze, ma diciamo il mio avatar mi potrebbe sostituire meglio di quanto io possa fare. La scuola cambierà, perché se la scuola rimane un luogo dove si insegnano solo delle nozioni, dove si fa gara a chi sa di più, ChatGPT la sostituirà, perché se il docente non è in grado di andare oltre le nozioni, ChatGPT lo farà molto meglio, e questo vale anche per l'università. Perché se un docente comunica solo delle nozioni, non c'è nessun docente sulla terra, neanche unendo le competenze dei più grandi premi Nobel attualmente presenti sulla terra, che possa superare le capacità di ChatGPT. E allora che cosa rimane, che cosa si può dire sul nuovo mercato del lavoro? Il nuovo mercato del lavoro, e quindi di conseguenza anche il sistema formativo, si trova costretto, e qui
torniamo forse all'antico, a riscoprire due valori. Il valore della dignità per quello che riguarda il lavoro e il valore anche della comunità. ChatGPT può sostituire qualunque docente e se si misurasse in termini di nozioni non ci sarebbe partita, come vi ho già detto. Però l'insegnamento non è solo nozioni, l'insegnamento è creare una comunità, è la relazione, qualcosa che ChatGPT non potrà mai fare, perché non potrà mai entrare in relazione. L'empatia. Allora la scuola, l'università, il mercato del lavoro diventeranno dei luoghi in cui l'umano si misurerà dal grado in cui si riesce a creare comunità, in cui i mezzi informatici, gli algoritmi sono degli strumenti ma al servizio di un progetto che è più ampio. Sono degli strumenti intelligenti ma stupidi nello stesso tempo. Quando si parla di intelligenza artificiale sarebbe più corretto parlare di ragionamento artificiale, perché l'intelligenza va oltre la nozione, va oltre il ragionamento, sì, perché se voi chiedete a ChatGPT di scrivere un pezzo su un argomento, diciamo, di attualità, attualità fin dove è stata ovviamente addestrata, lo scrive molto meglio di qualunque giornalista attualmente presente sulla Terra. Però è un articolo arido, un articolo che non crea emozioni. Ecco, l'umano si deve riprendere lo spazio sia nella formazione sia nel mercato del lavoro attraverso l'esaltazione della relazione e attraverso, diciamo, l'individuazione della creazione della comunità come luogo fondamentale per mantenere l'umano. E passiamo anche al mercato del lavoro. Il mercato del lavoro ha bisogno di dignità, che è l'altra seconda parola. Le tecnologie algoritmiche possono creare dei nuovi caporalati. I rider sono oggi una delle categorie più sfruttate, ma non sono gli unici, perché nel mercato digitale, nel mondo digitale, c'è un algoritmo che guida i loro passi. E questo algoritmo non guida i loro passi per aiutarli o farli crescere, ma guida i loro passi semplicemente per far guadagnare di più l'azienda che lo ha acquistato per fare questo tipo di operazione. E così questo algoritmo penalizza quelli che sono meno produttivi e avvantaggia quelli che sono più produttivi. E questo cosa significa? Detto così sembrerebbe banale, alla fine potrebbe anche sembrare corretto, ma non è così, perché per rimanere tra quelli che l'algoritmo tra virgolette ama e quindi tratta bene, i rider devono fare un tipo di attività che è oltre lo sfruttamento, cioè devono essere in grado di consegnare sempre in orario, di non far arrabbiare il cliente, avere una recensione negativa, devono essere in grado di prevedere qualunque necessità di questo cliente. E allora per fare questo molto spesso rischiano anche la vita, perché per consegnare in tempo, quando uno per qualunque motivo ha un qualche contrattempo, sostanzialmente violano ogni norma della circolazione stradale, e non sono pochi quelli che già hanno fatto questo tipo di... sono trovati in questa situazione che a tutti gli effetti, anche se non riconosciuta dalla legge, è una morte sul lavoro o è un incidente sul lavoro.
Ma ci sono anche altre forme di sfruttamento, ci sono i lavoratori di Amazon, della logistica, che sono costretti a utilizzare i cosiddetti dispositivi indossabili, quindi degli strumenti che servono per il lavoro, ma che di fatto possono permettere il controllo dell'attività lavorativa. Ecco, questi sono un'altra categoria di soggetti che gli algoritmi possono sfruttare, e gli algoritmi sono oggi i moderni caporali che senza neanche sporcarsi le mani direttamente governano il mercato del lavoro. Allora, l'altro tema in un mercato del lavoro che comincia a essere digitale e governato dagli algoritmi è quello di riproporre il tema della dignità e del diritto dei lavoratori, dei diritti che i lavoratori devono avere. Lo statuto dei lavoratori non è più in grado di garantire questo, perché rispetto alla situazione di cui abbiamo parlato prima c'è poco da fare. Lo statuto dei lavoratori vieta che vengano installate delle telecamere sul luogo di lavoro, ma uno di questi strumenti, lo smartphone, che viene utilizzato come strumento di lavoro, è molto più invasivo della telecamera, perché dalla telecamera tutto sommato ci si può anche difendere se uno sa dove è posizionata, ma se uno lavora con lo smartphone tutti i dati della sua attività lavorativa sono conosciuti meglio di quanto non li conosca lui stesso. Quindi chi gestisce quella mole di dati è in grado di sapere sul lavoratore, su come ha fatto il suo lavoro, molto di più che se l'avesse osservato 24 ore al giorno con la telecamera. E allora il tema della dignità del lavoro è fondamentale, perché poi l'algoritmo permette di parcellizzare il lavoro. Parcellizzazione del lavoro significa minore retribuzione, meno diritti, più controllo. Ora, il lavoro del futuro rischia per molti di diventare questo, e su questo probabilmente anche la Chiesa deve dire la sua parola e alzare la voce. Grazie professore Marino. Grazie. 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 Allora, adesso interviene Lidia Borzì, però le due buone prassi mi pregherei di ascoltarle, perché dopo... Sì, certo. Allora, in tutto questo, Lidia Borzì, che è presidente delle ACLI provinciali di Roma ed è delegata nazionale ACLI Famiglia e Stili di Vita. In tutto questo, la famiglia quanto è importante? Ma intanto buonasera a tutti, voglio ringraziare Pino Campisi, le ACLI di Lamezia, le ACLI di Catanzaro. Questa sera veramente un tema direi fondativo per il vivere umano, quello che avete messo al centro. E qui al sud, e lo dico da donna del sud perché vivo da più di 20 anni a Roma, è la mia città che mi ha adottato e mi accoglie, dove ogni giorno svolgo il mio servizio sociale con grande amore e passione. Ma nel mio sangue scorre, nelle mie vene scorre sangue siciliano, e mi sento di questa terra e capisco i dolori e le gioie di questa terra, le gioie di una terra di una bellezza veramente immensa, i dolori di una terra che tutti i problemi che oggi viviamo nella capitale, viviamo nel paese, qui sono purtroppo amplificati. E allora veramente importante anche il parterre. Oggi qui, prima si parlava di comunità educante, ma oggi a questo tavolo c'è un parterre significativo in rappresentanza della comunità educante. C'è l'università, la scuola, l'istituzione, abbiamo ascoltato, la Chiesa con Sua Eccellenza il Vescovo, le organizzazioni sociali, i corpi sociali intermedi con le ACLI e l'UCID, con cui ho l'onore di collaborare anche a Roma, la consulta delle aggregazioni laicali. Io sono anche segretaria delle aggregazioni laicali della consulta della Diocesi di Roma, e quindi sono quegli organismi, come dire, che insieme, si parlava prima, hanno una corresponsabilità. E allora
Sua Eccellenza il Vescovo, e arrivo alla, un po' a provare a dire qualcosa rispetto a quanto mi ha sollecitato il nostro bravissimo moderatore nel suo intervento, che è stato tutt'altro che un saluto. Del saluto ha avuto la grande capacità della sintesi, ma poi invece ha portato dei contenuti e degli stimoli fondamentali, e un po' ha aperto, ha dato il là a quel filo rosso che poi ha caratterizzato un po' tutti gli interventi, quello del sindaco, quello del professore, quello del presidente della Consulta, cioè quello un po' di quanto è importante oggi il valore delle relazioni, quanto è importante la corresponsabilità della comunità educante, quanto è importante che il lavoro sia, come dire, una virtù, sia un valore non solo personale e privato, non un mero scambio prestazione-compenso, ma sia invece veramente quel valore che fa crescere l'uomo e fa crescere la comunità. In fondo è solo l'uomo e il lavoro all'invenzio. L'invenzio è quella che ha permesso all'umanità di progredire, di parlare oggi di intelligenza artificiale che ha tanti, che io dico sempre, è come un coltello. Ma tutta la tecnologia, tutto il web è come il coltello può fare tanto male, ma può fare anche tanto bene, può salvare la vita perché può tagliare i lacci, può farci tagliare il pane, ma ci può ferire. Quindi lì vuole dire che il cambiamento o si gestisce o si subisce. E l'uomo non deve perdere quello che aveva detto, la dignità e le relazioni, e questo senso di governare, di non farsi governare dal cambiamento e dall'innovazione, ma di usarla come il coltello quando si usa, quando serve. E allora ora entro un pochino più nel merito di questa iniziativa bellissima. Io dico sempre che quando ho la fortuna di andare nei territori, perché mi invitano molto spesso, e ringrazio Pino per questo, ricevo sempre più di quello che poi do. Perché ci sono tanti punti di vista, tanti spunti, e poi c'è quel valore che si può toccare con mano solo nel territorio, perché io credo che è fondamentale sporcarsi le mani, e quindi anche la politica deve fare sempre più questo, perché diciamo che arroccarsi nei palazzi non fa vedere bene la realtà, e invece immischiarsi, sporcarsi le mani, si diventa corresponsabili. Allora, questo è un intreccio speciale che voi avete messo a tema questa sera, è un intreccio speciale che fa perno sulla famiglia, perché abbiamo famiglia, lavoro, educazione e formazione. Sono, come dicevo prima, dei temi esistenziali, importante questa sera provarli a leggerli non a compartimento stagno, ma invece intrecciati, interdipendenti. L'approccio sistemico, che non è quello lineare, è quello in cui tu vai oltre, diciamo, la linearità della causa-effetto, ma vedi cosa può causare il lavoro rispetto alla famiglia, rispetto alla formazione, rispetto ai giovani, rispetto all'educazione, come sono collegati. E allora, secondo me, c'è uno sfondo su questo. Voglio partire da quella che è la parola che fa da sfondo e da cornice, e che è molto collegata alla famiglia, perché la famiglia è un po' il perno su cui queste parole, questi temi, diciamo, la famiglia è la culla, è la palestra dove si educa al lavoro, si educa alla formazione, ai talenti, ma è anche il luogo in cui c'è una deriva su questi temi, quindi c'è il lavoro povero, il lavoro manca, la formazione invece manca, si diventa NEET, l'educazione, ci sono delle derive, i ragazzi vivono appunto collegati, come abbiamo visto, notte e giorno, la famiglia diventa vittima. Quindi c'è tutto un tema in cui questi ambiti li dobbiamo collegare insieme con un approccio interdipendente e sistemico. Ma il tema educazione mi fa da sfondo, perché partendo proprio dall'Amoris Letizia, su cui ci abbiamo fatto un viaggio in tutta l'Italia con 8 appuntamenti, ed è un'uscita, una pubblicazione con la prefazione del Cardinale Zuppi, proprio con i territori, affrontando il tema dell'Amoris Letizia, alto da una parte e concreto dall'altro, ci dice quanto è importante il tema proprio della comunità educante, di questa comunità educante, dove dice Papa Francesco in questa esortazione apostolica, ci richiama tutti alla corresponsabilità di fare crescere armonicamente
le persone, il loro rapporto con il contesto in cui vivono, senza però oscurare la priorità strategica dell'educazione familiare. Quindi c'è la famiglia, ma la famiglia non può essere lasciata sola, e poi ci sono tutti i soggetti della comunità educante. In fondo io dico sempre, c'è un proverbio africano, trito e ritrito, ma che veramente è efficace, che dice, che recita, che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Io credo che lo dovremmo scrivere a carattere cubitali, per capire che ognuno di noi da solo non ce la può fare, non ce la può fare la famiglia, non ce la può fare la scuola, non ce la può fare la società civile, i corpi sociali intermedi, le AGLI sono un movimento educativo e sociale, non ce la può fare la Chiesa, non ce la possono fare le istituzioni. Solo da un'alleanza, quella di cui un po' parlava prima Pino Campisi, ma ci tornerò poi con una proposta un po' concreta, possiamo fare molto. In questo versante, diciamo, la famiglia, appunto, come dicevo, è la prima palestra educativa. Io ho anche la delega agli stili di vita, dico, non sono stati messi a caso dal presidente Emiliano Manfredonia, che porto anche i suoi saluti, ma perché effettivamente la famiglia è il luogo in cui si apprendono gli stili di vita. E se parliamo di stili di vita, quello che accade oggi in Emilia Romagna e che può accadere da un minuto all'altro in qualsiasi parte del nostro paese è legato anche a uno stile di vita molto consumistico, sia dei beni, come dire, di consumo, l'acqua, aprire la doccia, sia dei beni di consumo comuni, con quella idea che sono infiniti, invece di avere quella consapevolezza, come ci dice Papa Francesco nella Laudato Si, che bisogna, come dire, custodire e tramandare, averne cura. Questa parola è importante, che è anche questa un collante. Allora, la famiglia arco di volta di questo tema che avete messo al centro, perché la famiglia educa già nel suo interno, come dicevo, non può essere lasciata sola, ma la famiglia è un potente catalizzatore di educazione, vado molto con l'accetta. E poi la famiglia, come dicevo, è il perno attorno a cui ruota l'educazione. La prima palestra educativa è la famiglia, la parola educare vuole dire proprio tirare fuori. Una volta c'è tutto, su questo potremmo fare un convegno, c'è chi dice che educare è mettere dentro, ma è più, credo oggi anche noi ci troviamo più sul dire tiriamo fuori quello che c'è dentro la persona, i talenti, le potenzialità, le competenze, cioè, che poi possono diventare competenze. Ed è quindi, qual è il collante tra queste parole? Famiglia, lavoro, educazione e formazione. L'ha detto prima di me il professore, sono due, una è relazione e l'altra è dignità. Se ci metti queste parole al centro, questi diventano i collanti, il collante non solo di queste parole, ma il collante anche tra la famiglia e la comunità, perché oggi c'è un individualismo sfrenato che porta anche a ridurre la comunità a una solitudine dilagante, soprattutto nelle grandi città, un individualismo, e il collante sono le relazioni vive versus, mi viene da dire, le relazioni online, che non vanno demonizzate. Ricordiamo quanto sono state importanti durante il lockdown, tante persone anziane sole, grazie a uno smartphone sono riusciti a vedere i nipotini, però è sempre la logica che io consiglio con molta umiltà del coltello. Le relazioni sono pilastro del lavoro, ma non ci torno, l'ha detto bene Sua Eccellenza, cioè il lavoro senza relazione, il lavoro rischia di diventare schiavitù, o schiavo dei caporali o schiavo degli algoritmi. E allora dobbiamo rimettere al centro il valore del lavoro. E allora mi viene di richiamare quella citazione importantissima della dottrina sociale della Chiesa, che per noi è una bussola, non è l'uomo per il lavoro, ma è il lavoro per l'uomo. E quindi è da lì che noi dobbiamo partire. E oggi il lavoro, appunto, o è povero o manca, o è mercificato o è schiavizzato. Cioè, veramente il lavoro, che è quello che serve a fare famiglia, perché senza lavoro, diciamolo, con il lavoro povero non c'è la possibilità, oppure la famiglia si sfascia. E allora su questo c'è anche il discorso che si diceva prima, è anche disumanizzante. Noi con la delega alla famiglia, e vado molto breve, abbiamo voluto fortemente l'osservatorio dei redditi delle famiglie.
Per noi l'ascolto alle ACLI è fondamentale, perché l'ascolto è alla base della buona politica, l'ascolto è già un'azione politica, perché tu provi a vedere quali sono i bisogni per costruire delle risposte mirate a quei bisogni. Questo ascolto lo facciamo in tante maniere, da una parte quello di questa sera è un ascolto degli stakeholders, dei soggetti della comunità che ci dicono come stanno le cose, da un'altra parte l'ascolto che facciamo incontrando milioni di persone nel paese con i nostri servizi, i nostri sportelli solidali, ma poi c'è un ascolto dei numeri. Noi abbiamo il CAF ha un patrimonio di numeri anonimi. Abbiamo analizzato 1 milione di persone che poi sono diventate 640.000 famiglie, quindi un dato enorme. E allora io posso dire che i dati che il professore dava, come dire, statistici, per noi sono persone di carne. Cioè oggi vi dico che una donna del sud ha 7 volte più possibilità di essere povera di una donna, di una persona del nord uomo, perché 4 volte più possibilità di povertà una donna, 3 volte se sei del sud, altre 3 volte se sei giovane, se lo sommiamo diventa 3 volte giovane, 3 volte donna, 4 volte donna, 3 volte perché sei del sud, 3, 6, 4, 10, cioè praticamente c'è la categoria sociale, chiamiamole così, i soggetti sociali che devono fare figli, che hanno in mano il futuro del paese, sono quelli che veramente partono svantaggiati. Allora questo che facciamo? Ci piangiamo addosso? No, io credo che iniziative come questa, l'ha detto prima Pino, ha dato anche delle soluzioni, avete dato voi, avete detto usiamo bene i fondi, facciamo un'alleanza, e questo è quello che un po' che bisogna fare. La formazione è stato, non dico niente, dico solo che è veramente importante creare queste connessioni e combattere il mismatching, perché da una parte c'è il lavoro, da una parte ci sono le persone che non trovano lavoro. Queste competenze, il problema dei NEET lo tocchiamo con mano tutti, qui in Calabria è molto alto, ma anche a Roma, anche in tutto il paese, e il tema dei NEET è un tema che poi si scarica sulla famiglia, perché la famiglia che ha un ragazzo NEET come fa a farlo uscire? Non studia, non lavora, spesso va in depressione, c'è un problema poi di salute mentale, e guardate che questi sono problemi veramente, veramente seri. C'è un problema di precariato nella vita e nel lavoro, cioè io sono precario nel lavoro ma rischio di diventare precario nella vita, quindi per sempre non esiste per i giovani. E allora vado un pochino a chiudere con una proposta. Io dico due proposte, una con l'occhiale proprio della mia esperienza a Roma. Abbiamo messo in campo con la diocesi, con la CISL, con Confcooperative, con Lucid, con un cartello di organizzazioni che si riconoscono nei valori della dottrina sociale della Chiesa, ma assolutamente aperto a tutti, laica, un laboratorio che si chiama Generiamo Lavoro, un laboratorio che mette al centro l'avvicinamento dei giovani al lavoro e ai valori del lavoro e alle soft skill. Abbiamo fatto un accordo anche con la Sapienza, riconosce 2 crediti formativi ai ragazzi che lo frequentano. Abbiamo finito avantieri un percorso, un ragazzo ci ha detto ci avete allentato l'ansia, grazie, cioè non ci avete solo insegnato a fare un curriculum, a leggere una busta paga, a capire di un contratto, a capire cos'è una startup, a sostenere un colloquio di lavoro, ma ci avete allentato l'ansia per il futuro, che per noi è molto forte. L'abbiamo portato a Siena con il Cardinale Lo Iudice, se c'è piacere, come dire, o ritenete utile, noi siamo disponibili a metterci al servizio. L'altra cosa è invece un'alleanza per il lavoro dignitoso, lo diceva prima Pino, tutti i soggetti interessati a questo tema, superiamo la logica del compartimento stagno, senza togliere la peculiarità a ognuno, tutti mettersi in un orizzonte condiviso gli interventi e tutti mettere in cima alla priorità il tema del lavoro dignitoso, il tema del lavoro, formazione, educazione, che poi ha riflessi sulla famiglia. Solo così noi possiamo far emergere dare luce alla famiglia come soggetto sociale, come diceva Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità, la famiglia non è parte del problema, è parte della soluzione, ma per essere parte della soluzione deve essere sostenuta e riconosciuta anche costituzionalmente, come dice la nostra Costituzione, come soggetto sociale. Grazie. Grazie, grazie a lei Lidia Borzì, grazie per la sua presenza. La dottoressa Monica Tripodi, Job in Progress.
è un patto multisettoriale questo per il lavoro nella città di Reggio Calabria, appunto ce ne parla la dottoressa Monica Tripodi, dopodiché andiamo, passiamo la parola al dottore Francesco Agurusa per un altro progetto sempre nell'ambito delle competenze e poi concludiamo con l'intervento di Cosimo Uomo. Grazie mille a tutti, buonasera, ringrazio Pino Campisi, e saluto Sua Eccellenza Monsignor Parisi e insomma tutti voi che siete ancora qui a quest'ora. E ringrazio appunto gli organizzatori per l'opportunità che ci è data di raccontare questa esperienza. Io devo dire che sono stata molto contenta comunque di ascoltare e di partecipare da quella parte prima alle relazioni che mi hanno preceduto, tutte diverse, diciamo, che hanno affrontato questo tema da un approccio, da un punto di vista particolare, e posso cogliere stimoli e come dire, osservazioni interessanti da tutte. Innanzitutto appunto il Vescovo ha dato una cornice di senso e di valore molto alta, e poi da lì, come diceva Lidia Borzì, diciamo a cascata un po' tutte le altre hanno riempito di contenuto. Io sono qui per raccontarvi una buona pratica, diciamo un'esperienza che abbiamo messo in piedi nella Arcidiocesi di Reggio Calabria, ma in realtà nella città metropolitana di Reggio Calabria. Si chiama Job in Progress, è un patto multisettoriale per il lavoro nella città appunto metropolitana di Reggio. Cosa significa? Come nasce, diciamo, questa esperienza? Allora, diciamo che vado oltre un po' l'analisi del contesto che, come dire, dettava i motivi per fare sintesi di competenze diverse al servizio dei giovani per il lavoro. Perché l'analisi del contesto un po' l'abbiamo sentita, insomma, sono dati particolarmente gravi, insomma, di disoccupazione, inattività e di abbandono, diciamo, da parte dei giovani della ricerca del lavoro o di esperienze di formazione e di educazione, quindi parliamo dei NEET. Alla luce comunque di questi dati che sono andati peggiorando durante la pandemia, ovviamente e anche dopo, nella nostra provincia, città metropolitana, alla luce di questi dati alcuni soggetti a partire dalla nostra arcidiocesi hanno capito che dovevano scendere in campo con una proposta sistemica, efficace e concreta per i giovani. Allora tutto nasce dall'ufficio per i problemi sociali e il lavoro della nostra diocesi, che propone al Vescovo, che ci aveva sollecitato come ufficio una proposta, propone al Vescovo questa diciamo questa opportunità, attorno a cui poi in effetti si mettono insieme altri soggetti, perché innanzitutto chiamiamo la Camera di Commercio a partecipare. Vi dico subito che l'obiettivo chiaramente è quello di, come accennava anche la dottoressa Borzì, creare un laboratorio permanente e dinamico per i giovani disoccupati, inattivi, inoccupati o NEET, che devono o vogliono cercare lavoro. Quindi propone loro, diciamo, due percorsi, quindi un accompagnamento verso una ricerca attiva del lavoro, dove comunque a quel punto il giovane diventa anche protagonista della sua storia, quindi si cura insieme un progetto di vita, perché il lavoro è un progetto di vita, oppure accompagniamo giovani verso la creazione di impresa. Questo fa appunto il progetto Job in Progress, questo è il suo obiettivo, mirato a giovani tra i 17 e i 34 anni. Immediatamente ci rivolgiamo alla Camera di Commercio, perché è quell'entità, diciamo quell'istituzione, che di fatto nella sua mission istituzionale ha anche questo scopo, no? Quello di creare impresa, favorire l'impresa, supportare l'impresa. Noi abbiamo capito che l'impresa, cioè il lavoro comunque imprenditoriale autonomo, è uno dei modi più belli e creativi e dignitosi di creare lavoro per sé e per gli altri. Forse è quella forma che effettivamente restituisce dignità alla persona, perché la persona attraverso un lavoro che ha scelto e che ha creato
esprime davvero pienamente se stesso e forse è anche più libero, sicuramente più creativo. E certamente l'impresa è, come dire, un hub, cioè qualcosa che crea lavoro anche per altri, oltre che per me stesso. Quindi noi favoriamo tutto questo. In questo obiettivo abbiamo chiamato la Camera di Commercio. Chiamando la Camera di Commercio abbiamo tirato dentro, per forza di cose, le altre due diocesi che ricadono nella competenza territoriale, no, della città metropolitana, che sono la diocesi di Oppido Mamertina Palmi e quella di Locri Gerace. Quindi questi sono i quattro soggetti proponenti che si sono messi insieme e che hanno chiamato a sé un'altra rete di soggetti partner, che sono, come vedete, tanti, sono in questo momento 24. Ci sono le istituzioni, innanzitutto, ci sono i corpi intermedi, le associazioni di categoria, i sindacati, le università, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, una banca, Banca Etica, e un'impresa, appunto l'ATAM, per il servizio della mobilità, del trasporto urbano. E insieme ad altre realtà, come quelle associative, diciamo, cattoliche, le ACLI, l'Azione Cattolica, la GESCI ed altre, che appunto convergono convergono nell'attuazione di questo obiettivo, che di fatto diventa un intervento sistemico finalizzato a promuovere nel territorio della città metropolitana e nel mercato del lavoro una nuova cultura del lavoro, quella che affonda le sue radici proprio nel magistero sociale della Chiesa, in quei valori che richiamava il professor Marino, che ringrazio per la bellissima relazione, no? La comunità e la dignità, che sono appunto fondanti. Soltanto se ci sono questi valori effettivamente l'uomo può esprimere pienamente se stesso e il progetto altissimo che Dio ha, no, su ciascuno e su di lui, in questo caso, su quel giovane in particolare. Quindi cerchiamo di portare avanti non soltanto l'idea del lavoro, la cultura del lavoro e in modo particolare dell'impresa e se possibile dell'impresa cooperativa, perché è quella che genera un lavoro buono non soltanto per me ma anche per gli altri e comunque che porta innovazione e sostenibilità, perché l'impresa, dove c'è impresa c'è sempre una nuova visione anche della realtà. Chiaramente tutto questo dentro una logica di economia circolare ed inclusiva che non lascia indietro nessuno. Abbiamo detto chi sono i nostri destinatari, quindi questi giovani tra i 17 e i 34 anni, studenti di scuola, di università, aspiranti lavoratori, aspiranti imprenditori, ma anche le piccole e medie imprese del nostro tessuto produttivo, perché anche quelle hanno bisogno, in modo particolare durante i momenti di crisi, durante queste congiunture storiche che stiamo attraversando, particolarmente complesse, pandemia, guerra, e quindi una geopolitica che si ridisegna con nuove esigenze, insomma, allora anche lì le piccole imprese o falliscono o devono rivedere il loro modello di business. Anche per loro, appunto, attuiamo dei percorsi. Cosa facciamo, diciamo, concretamente? Forse è più bello farvelo vedere, non volendo andare troppo per le lunghe, farvelo vedere magari dal sito. Esiste chiaramente un sito, ok, che avevamo chiuso. Abbiamo pensato che quattro azioni strategiche, diciamo, fossero fondamentali, però allora, scusate, job. Ok, quattro azioni strategiche, concrete, molto concrete, che sono orientamento, formazione, accompagnamento alla creazione di impresa e sviluppo appunto del modello di business di imprese già esistenti. Queste appunto sono azioni che noi rivolgiamo a questo target che abbiamo individuato, no? Questi giovani tra i 17 e i 34 anni, e lo facciamo una volta che arriva un giovane a noi, oppure che una volta che noi proponiamo questi percorsi alle scuole, alle associazioni. Da quel momento i giovani
diciamo, quelli che hanno più esigenza, quelli che diciamo, hanno dentro di sé la domanda di lavoro e di progettare la propria vita, il proprio immediato futuro, si presentano a noi appunto con una richiesta. A seconda della richiesta di questa persona che abbiamo davanti a noi, di questo gruppo classico, appunto di chi si presenta a noi, noi attiviamo nella rete le risorse necessarie, quelle utili a quella persona in quel momento. Quindi mettiamo che arriva da noi un giovane, vi racconto storie concrete, noi abbiamo adesso raccolto più o meno a 4-5 mesi dall'avvio di questo progetto oltre 20-22 giovani, donne, uomini che cercano lavoro, quindi aspiranti lavoratori. Abbiamo 12 ragazzi e ragazze che vogliono creare impresa e alcune imprese che si sono rivolte a noi perché in difficoltà. Allora, quando a noi arriva un giovane disoccupato che ha magari 33-34 anni e cerca lavoro, noi di solito ci troviamo di fronte di fatto a persone effettivamente fragili, diciamo svantaggiate, e ci siamo resi conto, ma lo sappiamo, che nei nostri territori i giovani che rimangono nella città di Reggio Calabria sono quelli che hanno meno risorse, meno opportunità di andare fuori, di trovare lavoro. Quindi ecco, e di fatto diventa una relazione d'aiuto quella con questa persona, no? Che semplicemente arriva lì per cercare lavoro, ma che poi di fatto entra in una relazione d'aiuto attraverso noi. È molto complesso, il progetto è molto vasto, ci sono appunto tante azioni. Sì, appunto, se siete interessati, questo è il sito. Le altre azioni sono, oltre all'orientamento, alla formazione, l'accompagnamento alla creazione di impresa, che riguarda tutta una serie di step, quindi utili a chi vuole creare impresa, e poi l'accompagnamento, dicevamo, alle imprese già costituite. Questo progetto, chiudo, sì, lo vogliamo estendere a livello regionale, perché ne abbiamo parlato in Conferenza Episcopale Calabra, gli altri vescovi, ma anche Union Camere Calabria sono interessati ad applicare questo progetto nei propri territori. È difficilissimo, perché fare rete da noi è un'operazione sempre molto complessa, dappertutto, ma noi, mi creda, in modo particolare, non siamo proprio abituati a lavorare insieme, però quando arriva un ragazzo e quel ragazzo riusciamo ad aiutarlo, ne è valsa la pena. Grazie Monica Tripodi. Un altro progetto molto importante, poi andiamo verso la conclusione di questi lavori. Questo è un progetto, pensate, che crea lavoro a tempo indeterminato, si chiama Lab Virtus, ce ne parla il dottore Francesco Agurusa. E poi chiamiamo il dottore Cosimo Cuomo, che andrà a concludere l'incontro di oggi. Buonasera a tutti. Sarò velocissimo, Pino mi sta dando un po' i 7-8 minuti che abbiamo. Buonasera e grazie insomma. Però per cosa devo dire prima che inizi? Allora, io, eccellenza, con Francesco non ero tanto d'accordo, cioè, nel senso che il fatto di creare attraverso i fondi di professionale accompagnare i giovani all'inserimento lavorativo e poi andassero fuori, la cosa non. Invece, dalle statistiche che lui stasera fa vedere, e quindi toccare con mano, molti di questi ragazzi formati rimangono nelle regioni del centro-sud. Allora, contemperare ragazzi che vanno fuori per esperienza eccetera con quelli che rimangono, allora sì, e la cosa convince e speriamo che vada avanti. Assolutamente, intanto grazie Pino, sei sempre infaticabile, riesci sempre a creare opportunità e momenti di condivisione. Ringrazio Sua Eccellenza, che è la prima volta che incontro ufficialmente, e anche Lidia, siamo conosciuti qualche anno fa, insomma anche nelle Acri abbiamo avuto qualche rapporto di collaborazione. Grazie a tutti, è stato veramente un momento che mi ha aiutato a riflettere, devo dire, stavo prendendo degli appunti, perché è vero che noi lanciamo un progetto concreto che parte da queste basi, ma le relazioni del professor Marino, del presidente Alfredo Saladini, eccetera, mi hanno aiutato tanto, anche quella di Lidia sull'orizzonte comune e sul subire oppure gestire, che è molto interessante come concetto. Fondamentalmente noi come UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti,
Quello che vediamo è un grave mismatch, quindi una grave discrepanza, no? Come si diceva, tra domanda e offerta di lavoro. Quindi noi vediamo che cerchiamo, lato imprese, tanti inserimenti, tanti giovani, abbiamo possibilità, giovani o meno giovani, di offrire un posto di lavoro, ma mancano le competenze, mancano le scelte anche formative giuste in ambito scolastico, e non solo al sud. È una dinamica generale, una dinamica globale. Vedevo prima il report The Future of Jobs, che è un report insomma che conosciamo abbastanza bene. Si parla di quali sono le dinamiche, i cambiamenti a livello tecnologico, come diceva il professore, quindi nell'intelligenza artificiale o come industria 4.0, quindi sono una serie di dinamiche che stanno avvenendo nel mondo del lavoro, anche con la pandemia, eccetera. Ci sono dinamiche di cambiamento. Il problema è seguirle queste dinamiche, è un dialogo continuativo col mondo dell'impresa, è un coinvolgimento di tutti gli stakeholder, come diceva Lidia, ed è il fatto di agire con strumenti concreti. Io, prima di parlare del progetto, volevo dire che ci sono in questo momento un bel gruppo di giovani, che chiederei di alzarsi in piedi, che provengono proprio dal progetto che stiamo attuando, e non provengono solo dalla Calabria. Questo grazie per la vostra presenza. Questo gruppo di ragazzi, accompagnato dallo staff, proviene da Calabria chiaramente, ma anche Sicilia, Campania, Puglia. Ci sono in tutto, in generale, 11 regioni che rispondono alla chiamata del polo che abbiamo costituito presso la Lamezia Europa, che si chiama per lo sviluppo umano integrale. Quindi arrivano alla Lamezia, tra centro residenziale e polo formativo, circa 60-70 persone al mese costantemente da queste regioni, e vengono inseriti sia nei luoghi di origine, come diceva Pino, sia a livello nazionale in altri luoghi che sono i luoghi di arrivo, quindi dove ci sono dei tessuti industriali importanti che hanno bisogno chiaramente di personale. Grazie ragazzi. Noi come UCID quello che facciamo è interroghiamo le nostre imprese e diciamo di che cosa realmente avete bisogno, al di là dei report, al di là degli anni sulle competenze piuttosto che sul lavoro, sui giovani eccetera, perché poi generano dei momenti di incontro, di condivisione, di dialogo, no? Però, di dialogo, ma a un certo punto c'è bisogno di interrogarsi e di agire. Come agiamo? Riusciamo a intervenire coinvolgendo diocesi, quindi i vari uffici di pastore del lavoro, le aggregazioni laicali, le scuole, gli uffici placement dell'università, un radicamento che arriva fino alle famiglie. Persino il parroco di ogni singola parrocchia può individuare la necessità di lavoro, l'esigenza, il bisogno che c'è, ma anche un bisogno di orientamento. Allora i ragazzi, giovani e meno giovani, devo dire, ci sono inserimenti anche di uomini di 50, di 55 anni che hanno perso il lavoro e non possono più affrontare le sfide per portare avanti la famiglia, anche per riqualificarsi. Ci sono ragazzi diciottenni o ventenni che arrivano perché hanno bisogno di qualificarsi per inserirsi nel mondo del lavoro, magari per una scelta formativa sbagliata, magari perché non c'è un'aderenza completa dei programmi formativi delle scuole con quelle che sono le necessità vere del mercato del lavoro. Allora a questo punto io direi, al di là dell'intelligenza artificiale o della cyber security, che sicuramente creeranno o distruggeranno tanti posti di lavoro, nel momento in cui noi intercettiamo questi giovani che hanno bisogno di lavoro, li qualifichiamo gratuitamente, gli offriamo vitto e alloggio gratuito e formazione gratuita, riusciamo a fare questo non con dei finanziamenti pubblici, ci tengo a dirlo, ma grazie al contributo di imprese, dei corpi intermedi di cui parliamo e di persone di buona volontà che hanno voglia di contribuire. Il contributo può essere finanziario, ma non solo, ci aiutano anche con dei contributi materiali o di prestazione d'opera gratuita, come i docenti, il tutoraggio, eccetera. Allora queste persone vengono intervistate, cerchiamo di centrare tutto sulla singola persona e capirne le esigenze, vengono accompagnati da un punto di vista formativo in base a quella che è la richiesta di un contesto specifico aziendale. Possiamo parlare di saldatori, di operatori a controllo numerico, possiamo parlare di operatori dell'IT, quindi sviluppatori, eccetera, nell'ambito tecnologico, possiamo parlare di montatori meccanici
o di operatori elettrici, operatori delle ferrovie. Ero l'altro giorno proprio in dialogo con il presidente di Trenitalia, anche lui mi diceva: anche noi abbiamo bisogno di questa cosa, lanciamo dei bandi ma abbiamo poche risposte. Ma questo tutte le aziende, quelle parastatali, quelle private, quelle piccole e quelle grandi, costantemente siamo sommersi di richieste. Noi non riusciamo nemmeno a individuare, orientare un numero congruo per rispondere a quelle che sono le esigenze delle imprese. Quindi il lavoro non è vero che non c'è, c'è in Calabria, c'è al sud, c'è al nord, c'è un lavoro che ha bisogno di essere qualificato. Quindi le persone hanno bisogno di imparare quello che è un mestiere anche di base, non solo ipertecnologico, per raggiungere poi il luogo dove c'è la possibilità di essere inseriti ed essere inseriti in maniera dignitosa. Quindi la parola dignità e comunità, come le affrontiamo? Queste due parole ci caratterizzano, noi le affrontiamo perché diamo dignità tramite una retribuzione dignitosa, che è la prima cosa per poter aiutare le persone, diamo dignità tramite la possibilità di un alloggio che molti non possono permettersi se si sradicano magari anche di 100 km da dove vivono, tramite un mezzo di trasporto eventuale se ne hanno necessità, tramite un aiuto per l'asilo per il bambino, tramite un aiuto concreto che non è solo uno stipendio, ma è prendere in carico completamente quello che è una persona e una famiglia. Allora, arrivato a quel punto, una persona può esprimersi, può costruire un piano di vita e noi diamo risposta all'impresa che aveva reale bisogno e al lavoratore, superando questo mismatch. Questo è un accompagnamento continuativo. Io lancio l'opportunità, il messaggio, vedo che il tempo è breve, non abbiamo tempo di identificare i passaggi precisi, i numeri eccetera, parliamo di migliaia di persone, parliamo di centinaia di persone al mese, parliamo di un'alleanza partecipativa tra pubblico e privato per raggiungere un obiettivo importante. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, grazie Francesco Augurusso, grazie veramente, complimenti. Complimenti. Cosimo Cuomo. Salutiamo Lidia Burzì, purtroppo ci deve lasciare perché ha il treno in partenza quasi, quindi, e la ringraziamo ancora una volta per la sua presenza. Cosimo Cuomo, esperto per quanto concerne le politiche del lavoro e dello sviluppo locale. Dottore Cuomo. Sei minuti, benissimo. Allora, intanto grazie per l'invito, per il coinvolgimento, ringrazio anche Sua Eccellenza perché ha dato subito un taglio molto, come dire, profondo al senso dell'incontro, ma anche forse al senso del lavoro che guida le attività che facciamo quotidianamente. Allora, il tema dell'emergenza educativa, vista dalla postazione della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, è una prospettiva, diciamo, che guarda alle dinamiche di sistema, guardiamo gli impatti. Noi ogni giorno ci misuriamo sia con le linee strategiche che ci vengono prospettate dal livello comunitario, dal livello nazionale, ma poi dobbiamo fronteggiare quotidianamente le emergenze e le criticità che vengono dai territori e che vengono dalle persone. Qual è la prospettiva concreta che guida un po' il lavoro che noi facciamo? Intanto è quello di filtrare tutto dalla lente, diciamo, di quelle che sono le opportunità occupazionali. È chiaro che un deficit di opportunità educativa corrisponde a un deficit di opportunità occupazionale. Questo lo riscontriamo tutti i giorni, incontrando lavoratori, incontrando organizzazioni di categoria, incontrando, diciamo, singole famiglie che vengono alla regione. Insomma, il deficit di opportunità educative corrisponde a un deficit di opportunità occupazionale. È singolare, diciamo, una coincidenza. L'Unione Europea ha stabilito che il 2023 è l'anno delle competenze, ma è anche singolare che quest'anno ricorre il centenario della nascita di Don Milani, no? E penso che un po' aleggia lo spirito di Don Milani, se non sbaglio proprio domani c'è la ricorrenza e il Presidente dello Stato andrà a rendere omaggio alla scuola di Barbiana. Il sogno di Don Milani qual era? Quello di creare un modello di scuola equiparato ad una comunità educativa. Una comunità educativa dove tutti i partecipanti avevano uguali chance, uguali opportunità, nessuno doveva restare indietro. E quello era il segno, diciamo, di una crescita che doveva coinvolgere quel territorio, quei luoghi, che invece conoscevano in quegli anni, diciamo, emarginazione ed esclusione proprio a causa del deficit, diciamo,
culturale delle persone che lavoravano prevalentemente nel settore primario, che lavoravano in agricoltura. Cioè, Don Milani voleva spezzare, diceva, la catena dell'analfabetismo. A genitori analfabeti non devono corrispondere figli analfabeti, anzi devono corrispondere giovani in grado di crescere culturalmente e di affermarsi come uomo, come uomini, per, e quindi realizzarsi anche nelle attività lavorative. Credo che lo spirito di questo sogno aleggi in tutto un po' la serata per quello che è stato detto e che forse in primis ha lanciato proprio il Vescovo. L'anno delle competenze concretamente vuol dire che la Commissione europea ha aperto una prospettiva, ha associato al tema delle competenze il tema della transizione sostenibile e digitale. 570.000 persone, cioè quasi 600.000 persone in età lavorativa che sono in un'area di non lavoro, cioè sono inattivi. Voglio riflettere su questo punto. La popolazione inattiva, cioè gente che non cerca lavoro, non ha lavoro e neanche lo cerca, è superiore alle persone che lavorano. E questo è un dato proprio strutturale. Cioè noi abbiamo oggi un problema molto serio, molto forte, di popolazione che in questo momento, per una serie di motivi, di criticità, di condizioni di contesto, è fuori dalle politiche del lavoro. E quindi questo è il problema, diciamo, più grosso con il quale ci dobbiamo misurare. Indicatori poi economici ce ne potrebbero essere tanti, io ne dico uno per tutti: non c'è nessun sistema locale della Calabria che è classificato come area a distretto, cioè vuol dire che non c'è nessun contesto del nostro territorio, un'economia specializzata o concentrata tale ad essere classificato come area a distretto. Ma questa è una fotografia statistica, sappiamo tutti invece che le potenzialità dei territori sono ben altre e che potrebbero essere valorizzate meglio. Che cosa sta succedendo oggi dal punto di vista delle politiche? Cosa si sta facendo per incentivare il sistema delle competenze? Tra le varie iniziative, quello che impatta maggiormente in questo momento è un programma che si chiama Programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoro. Perché è importante questo programma? A parte i numeri, perché mette a fuoco, diciamo, l'aspetto strutturale del mercato del lavoro in Calabria. La platea dei potenziali beneficiari del programma GOL, ai sensi, diciamo, dell'analisi che è stata fatta a livello nazionale, è stimata intorno alle 160.000 unità. Cioè noi abbiamo 160.000 persone che in questo momento percepiscono o ammortizzatori, reddito di cittadinanza o NASPI, che non sono in una condizione lavorativa attiva. Cioè percepiscono, diciamo, dell'indennità, un ammortizzatore, ma non sono entrati di nuovo nel circuito lavorativo. A questa platea, circa la metà, si aggiungono altrettante persone classificate come, diciamo, secondo la chiave di lettura europea e nazionale, e corrispondono alle nuove fragilità create dalla crisi del mercato del lavoro. In questo, diciamo, ambito rientrano le persone che sono, qualcuno lo ricordava prima, le persone che sono a rischio di disagio sociale o a rischio di esclusione sociale, possono essere persone che hanno difficoltà per esempio ad accedere ai servizi, pensiamo alla popolazione nelle aree interne che ha difficoltà ad accedere ai servizi, oppure il problema della discriminazione delle donne, il problema delle pari opportunità, o persone con delle disabilità, o ancora una nuova, diciamo, problematica che diventa sempre più forte, che è quella dei lavoratori che rimangono nell'area di povertà. Quindi il programma GOL abbraccia un po' tutte queste problematiche, tentando di fornire che cosa come soluzione al problema. Chiaramente soluzione non vuol dire bacchetta magica, non vuol dire un cambiamento che può avvenire da un momento all'altro, però la chiave di lettura è, diciamo, importante, è quella di dire: il programma GOL accompagna i lavoratori verso percorsi di reinserimento occupazionale attraverso la leva delle competenze, attraverso la leva della formazione. I punti di novità quali sono? Sono che per fare questo si tenta di far incontrare i lavoratori con i fabbisogni delle imprese. Qui, diciamo, in Calabria si stanno avviando delle sperimentazioni, noi abbiamo messo fortemente il punto di attenzione sulle attività di orientamento, cioè abbiamo capito che il lavoratore, per poter essere accompagnato nella ricerca di lavoro, deve mettere a fuoco come percorso individuale quelle che sono le sue aspettative. Abbiamo
proposto, stiamo sperimentando una metodologia che aiuta i soggetti, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro a far definire bene al lavoratore qual è il suo profilo, quali sono le sue aspettative, dove vuole arrivare, cosa cerca e soprattutto quello che cerca, che vuole essere. Il lavoratore deve essere interessato dal sistema delle imprese. È un piccolo passo di cambiamento sul quale si potrebbe approfondire, ma insomma il tempo non c'è. In ogni caso il programma Gollo ha dei numeri importanti. In questo momento io direi che il vero tesoro di questo progetto è quello di puntare a questa profilazione, cioè noi dovremmo, il target è quello di profilare almeno 100.000 lavoratori, siamo quasi a metà strada, ne abbiamo profilati quasi 50.000. Che vuol dire profilazione? Vuol dire che ogni lavoratore è stato accompagnato nel definire un percorso che è quello di capire quali sono le proprie competenze, qual è il suo curriculum, come si può spendere questo curriculum e quali settori produttivi e quindi quali imprese possono interessare. Quindi maggiore conoscenza delle proprie possibilità, maggiore consapevolezza, maggiore opportunità di poter inserirsi nel mercato del lavoro. Il programma Gollo prospetta tante altre situazioni abbastanza interessanti, ma forse non è il momento. Grazie dottore Cosimo Cuomo. Allora, siamo arrivati quasi alla conclusione, un saluto veloce da parte del vice sindaco di Lamezia. Io pregherei, perché appunto vorrei che intervenisse almeno per un saluto veloce e anche per dirci qualcosa per quanto concerne quelle idee di cui parlava Pino Campizzi all'inizio, cioè questo polo del lavoro nell'area ex sede della Lamezia Terme. Sì, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato e grazie a Pino che organizza queste cose così importanti e poi per aver insistito molto anche per la mia presenza qui. Oggi c'era presente il sindaco, quindi di solito la presenza del vice sindaco non è necessaria, ma Pino ha insistito e sono ben felice di essere stato qui con voi. Sì, Pino ha sempre idee importanti, molto importanti. Oggi ci sono stati approfondimenti molto particolari, quelli che erano solo dei saluti di Sua Eccellenza il Vescovo e del mio amico Paolo Mascaro sono stati invece interventi che hanno portato spunti di riflessione decisamente molto molto importanti, ha aperto il dibattito e credo anche consentito ai relatori poi di soffermarsi su alcune questioni particolari. La proposta di Pino, andando molto al concreto, io sono assessore, ho più deleghe oltre che essere vice sindaco anche alle attività produttive, all'agricoltura e alla tante altre, anche stasera quella del mercato del lavoro, e quindi sono a vostra completa disposizione. L'idea di Pino è quella vincente, secondo me, quella di fare rete in una area dove già vi sono molte imprese, molte aziende, dove c'è assolutamente una struttura, quella portata avanti dalla Lamezia Europa, che sta avendo risultati assolutamente molto molto favorevoli, molto molto positivi. Lì nella sua struttura sono inserite una serie di aziende stabilmente che fanno anche corsi di formazione e collaborano per l'inserimento nel lavoro, per cui noi siamo assolutamente a disposizione vostra, di Pino e di chiunque voglia contribuire a quella che è una piaga endemica oramai in Italia e al sud, in Calabria in particolare, ma io vorrei dare un po' un messaggio di speranza. Io sono un inguaribile ottimista e sono fermamente convinto che il sud e la Calabria stiano avendo un momento di riscatto. Io parto soltanto da Lamezia. Lamezia, che era una città sulla quale fino a una decina di anni fa incombeva una cappa importantissima, forte, dura, la criminalità. Oggi invece è una città nella quale le attività produttive si sviluppano con una facilità e con un susseguirsi continuo. Oggi abbiamo una serie di attività produttive molto fiorenti, abbiamo una movida, se vogliamo proprio dire la cosa che balza più agli occhi, serale, che
consente ai giovani oggi di stazionare in città molto di più di quanto stavano un tempo. Ai miei tempi l'universitario viveva regolarmente fuori, rientrava soltanto in estate. Oggi invece abbiamo i giovani che stanno qui, stazionano qui, vengono da tutte le parti della Calabria, contribuiscono all'attività anche culturale di questa città in maniera molto molto densa. Per cui io veramente vorrei spendere una parola di speranza dopo un po' di numeri che obiettivamente ci hanno un po' colpito in negativo, no? Quindi vediamo, credo che questo sia l'approccio migliore per provare a fare qualcosa di buono. Quindi l'idea di Pino viene assolutamente da me sposata immediatamente, possiamo iniziare a lavorarci subito su questa questione. D'altronde con lui ci rivediamo anche su altri campi, sul campo del distretto del cibo e su tante altre cose molto importanti che in Calabria stanno cominciando ad avere, e a Lamezia stanno cominciando ad avere risultati molto importanti, per cui vediamo il bicchiere un po' mezzo pieno più che mezzo vuoto, io almeno la vedo così, e sicuramente una politica attenta dovrà fare il suo, e noi siamo a vostra disposizione. Grazie Avvocato Bevilacqua, grazie ovviamente al nostro Vescovo Monsignor Parisi per la sua presenza, grazie a voi per la partecipazione.